Ciao ragazzi, nuova trucco intervista con Virginia H. Virgola. Ciao. Virgola, la ragazza che ha creato un suo mondo con la bellissima, fantastica Virgola. Qui abbiamo un esempio di Virgola coniglietto, ma Virgola rappresenta tante cose. Cioè qui Virgola, che cos'è questa scena? Questo è Amore Psiche di Canova. Eccolo. Dovrei averlo studiato a scuola, Amore Psiche, ma non siamo nessuno. E quindi oggi parliamo di arte. Sono contenta di avere una persona che si è acculturata vicino a me. La prima volta che me lo dicono, bene. No, però è interessantissimo perché Virginia racconta appunto l'arte in diverse forme, non è che disegna soltanto, ma proprio l'arte a 360 gradi. Questa è la cosa bella del suo canale, anche Instagram se la seguite, e ha creato appunto questo personaggio che nel tempo è diventato riconoscibilissimo, quindi non solo ha la sua linea, ma lavora anche per diversi brand e presta Virgola. Sì. Quindi Virgola è diventato un cioccolatino, cioè amante di cioccolatino, di profumo, di biscotti. È bellissimo vedere come unisci diversi mondi insieme con la tua arte. Però non vi svelo niente. Tanto guardate, ne parleremo durante questa trucco intervista. Seguitela. Grazie. Come va? Va Tesina. Tesina, sì. Ma tu ti trucchi tanto? Mi trucco tanto, sì. Non esco mai struccata. Quindi non ha senso che io ti abbia fatto venire qua. No, non è detto che io lo sappia fare. No, ma poi in realtà lo sai che il trucco intervista non riguardano soprattutto il trucco, ma riguardano più che altro te. Virgola è questa bellissima, è una ragazza, un ragazzo, sì. È una persona, sì, diciamo, un personaggio che può prendere, sì, diverse figure, diverse, sì, sembianze. Questo c'era anche sul calendario? Sì. Bellissimo. Il calendario di Virgola è l'unico calendario che io appendo in casa mia, perché di solito odio i calendari, però il calendario di Virgola non puoi non appenderlo, e ce l'ho in cucina e lo uso un sacco. E io sono contentissima. Cioè ci scrivo tutti gli appuntamenti, le cose che dobbiamo fare, e la cosa che le piace di più a mia figlia, che ha 1 anno e mezzo, è strappare le pagine. Quindi l'altro giorno, siccome è appena finito settembre, ho strappato la pagina e lei, quando gliel'ho data in mano, era felicissima. Certo. Devo mandare un calendario. Quindi. Solo per gioia. Lo utilizziamo tantissimo, e anche oggi qui al lab, per cercare qualcosa di Virgola, ho fatto fatica, perché quando arriva un pacco Virgola, lo porto a casa, non lascio qua niente per nessuno, perché di solito sono molto invece generosa, condivido le mie cose con, sì, tutti, i tuoi no. No. Quindi no, mi dispiace, arriva Virgola, cavoli vostri, tenetevi le vostre agendine, io mi prendo via e mi porto tutto a casa. No, ma è giusto, perché comunque è sempre cartoleria, è il diario, l'agenda, è sempre una cosa personale in realtà. Poi tutti questi quaderni sono fantastici, questi qui sono quelli senza nomi, senza date, li sto tenendo per Grace quando sarà più grande. Oh. Così che quando dopo andrà a scuola ci avrà qualcosa di un po' più alto rispetto ai suoi compagni di classe che magari avevano Paw Patrol o altra roba di... Sì. Allora, Virgola, insomma. Che bello. Ma io adesso direi che, sì, fa un caldo assurdo, quindi mi spoglio e inizio a truccare. Magia. Com'è nata Virgola? Cioè, voglio capire se tu eri lì un giorno, non sapevi cosa fare, o l'hai sempre avuto come personaggio nei tuoi... Cioè, quando disegnavi, tu hai fatto l'artistico, giusto? No, io ho fatto il classico. No, io non ho mai studiato disegno. Ma va... Sì. Ma poi anche perché tu mi sei un botto di arte, quindi ho sempre dato per scontato che tu avessi fatto l'artistico. No, io ho fatto il classico, ma ho imparato a disegnare quando lavoravo come modella in un'accademia di scultura e disegno e pittura. Okay. E quindi mentre posavo ascoltavo le lezioni dei docenti, nel frattempo smemorizzavo. Era un'accademia americana, e già che ce lo imparavo anche un po' di inglese, che non fa male. E Virgola è nata per caso, proprio la prima che hai detto, perché io stavo lasciando un disegnino al mio ragazzo, stavo dell'epoca andando, l'attuale. Ah, ok, grande, bravo bro. Sì, sì, esatto. E tra l'altro è stato lui a dirmi: ma guarda che carino, rispetto a tutto quello che fai, questo è molto bello. Io mi sono offesa perché tu ci stai dicendo che quello che faccio non solito è carino. Non è... Sì, esatto, ma perché pensa te. Facevo tanti acquerelli. E quindi ho iniziato... Ma tu ti ricordi cos'era? C'era, sì, tipo... certo, incorniciato. Ah, brava, 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 brava. Era un bigliettino che gli ho lasciato velocemente, quindi poi ho iniziato a condividerlo ed è piaciuto subito. Ma all'epoca c'era già Instagram? No. Era, sì, era fine del 2013, avevo l'account Instagram. Okay, e quindi eri uno dei primi proprio, sì, quando ancora non era... Sì, però il primo contatto l'ho ricevuto via Twitter. Ah. Stranissimo, perché poi non è mai successo. Ecco, aspetta un secondo, perché mi sono presa talmente, sì, bene che non ti ho messo la prima idratante, perché ero troppo presa dal tuo racconto. Quindi io faccio un passo indietro, ragazzi, mentre Virginia racconta.
Finito il liceo, cosa che volevi fare nella vita? Mettiamola lì. Io avrei voluto insegnare storia dell'arte, infatti... Ah, sì. Comunque l'hai sempre avuto dentro. Sì. Ma tu eri una di quelle ragazzine che durante le lezioni si mettevano in un angolo, certo, a fare i disegni. Piccola nerd. E i tuoi compagni venivano a chiederti se mi fai un disegno per me? Certo, sul diario degli altri miei compagni. Tutti io bianchi. Anche ero così, cioè ero una ragazzina che andava a chiedere disegni. Ma io già dalle medie ricordo proprio diari pieni dei miei disegni, mi divertivo. Ma no, ma lo vedo. Io ho fatto l'artistico, cioè avevo i compagni nerdissimi, quelli che proprio tutto il tempo, le caricature, le cose. E io ho un'invidia pazzesca, perché comunque saper disegnare così bene, saper creare qualcosa, per me è come essere un cantante, cioè dai delle emozioni, è la cosa più bella in assoluto. Sì, ed è qualcosa che fai naturalmente, istintivamente. Infatti io non mi accorgo di quello che succederà dopo, nel senso che so che darò un'emozione, so che in quel momento sto facendo qualcosa che... Che ce l'ha da te però d'emozione nel frattempo, sì, o no? Sì, sì. Sì, mentre disegno, sì, specialmente mi dà una sensazione di leggerezza disegnare, cioè come se mi svuotassi tutta la pesantezza, tutte le cose brutte della giornata. Quando disegno proprio so, sto in un altro pianeta. Bello. Spero appunto di passare proprio questo. Ma è sicuramente... Quindi, tu vuoi fare l'insegnante, nel frattempo però inizi a fare questi disegni. Sì, mentre stavo per laurearmi alla magistrale ho iniziato a fare questi disegni, mi hanno intercettato le aziende e io... Ah, subito così? Subito. Tempo cioè, un subito. Mese, sì. Wow. Sì. Come ha fatto? Cioè hanno visto, tu mettevi degli hashtag, facevi qualcosa, com'è che hanno fatto a trovarti? Sì, penso su Twitter di aver messo qualche hashtag, quindi un'azienda di caffè mi ha chiesto subito una latte in edizione limitata. Wow! Io ho detto, come si fa, che cosa? Perché non era, io non avevo studiato per fare quello, non ero pronta professionalmente direi oggi, però in realtà all'epoca... Non sapevo come si faceva nemmeno una fattura, perché io stavo studiando. Poi immagino che un'altra cosa della quale voglio discutere con te, perché l'ho visto anche sul tuo canale, era comunque anche tutti i diritti. All'epoca non sapevi cosa fossero i diritti, quindi sì. Tipo il fatto che non basta avere un disegno e averlo fatto te per renderlo tuo, diciamo. No. All'epoca immagino fosse tutto un ok, ti faccio un disegno, te lo metto, te lo do, usa quello come vuoi, certamente, non lo so. Certo, esattamente. Inizialmente era così, poi in realtà quasi da subito ho capito che dovevo tutelare l'idea e questa è la cosa più importante perché i disegni vengono presi, più o meno ingenuamente, va capito. Ma sì, la gente secondo me... meno, secondo me sanno esattamente cosa stanno facendo. Vabbè che siamo ancora in un'epoca nella quale magari non si capisce tutto, quindi c'è ancora un po' di zone grigie, però cioè, ho visto anche quello che ho fatto recentemente per il tuo disegno per comunque adesso le lezioni. Gravissimo, no. Una settimana con la gastrite io. Immagino. Perché mi hanno mandato una fotografia e io ero su un manifesto elettorale per strada, ho detto no. Poi in Italia. Quindi... Sì, ma anche perché tu magari non vuoi proprio assolutamente avere niente a che fare con la politica e ci ritrovi dentro, tuo malgrado. Quindi vengo associata a un'idea. Ovviamente. Non... Al di là del partito, è proprio una cosa che non voglio. No, magari era anche il tuo partito. Cioè, che infatti non è però quello. Però non esiste. No. Quindi mi raccomando, se avete qualche idea, dovete tutelarvi. Cioè, non è sempre... Oggigiorno poi comunque è più difficile, perché vai a cercare un nome, ci sono già mille nomi simili, vai a cercare... Però è importantissimo, perché altrimenti, anche se siete piccoli, automaticamente scattano denunce, cose. Sì, ma è anche più facile però rubare oggi, perché con Google, Pinterest, cioè la gente trova un'immagine molto facilmente e pensa di poterne fare l'uso che ne vuole. Tu di solito scrivi sotto, c'è una scritta? No, però in realtà quando vai su Google c'è scritto sotto, potrebbe essere tutelata da copyright, questo per tutte le immagini, ma nessuno lo legge. No, o fanno finta di non leggerlo e quindi non, io non scrivo niente, metto solo la firma, ma già la firma basta, cioè in teoria se il disegno è registrato si potrebbe anche non mettere la firma perché il disegno figurativo comunque ha la sua tutela già di per sé. Spesso la gente pensa che chi è sul web lo faccia solo per passatempo, magari all'inizio era così, magari all'inizio tu hai iniziato a fare i tuoi disegni per passatempo, per condividere la tua arte, io ho iniziato a fare i miei trucchi, però poi a un certo punto se diventa un lavoro... Va preso come tale, certo, con serietà. Con serietà, professionalità e quindi di giorno non è che ti trucchi o io disegno per passione, ma perché va fatto. Sì. A parte il marchio, quindi inizi a collaborare subito. Subito. Che è una non va per tutti così, non è sempre così. Però cos'è che, cioè tipo, perché secondo te hai iniziato a collaborare subito rispetto ad altri magari che fanno disegni da 20 anni, non riescono ad avere un po', cioè un seguito, comunque essere notati?
Qual è stata la differenza? È difficile perché parlo di me stessa e quindi lo so che te la tiri, sì. Ma in realtà non è così, ci ho pensato a lungo naturalmente, okay, perché non è una risposta che... non è solo una questione di tempistica, perché è vero che nel 2013-14 eravamo in pochi a disegnare su Instagram, ma è vero anche che poi il lavoro è durato e quindi poi non ero l'unica, quindi secondo me è più per il tipo di disegno in sé, perché okay, è un disegno che... vuole rimanere leggero, ma un filino elegante, molto femminile. Ma poi non c'era niente di simile prima. Cioè, forse hai uno stile diverso in un momento in cui magari c'era sempre lo stesso stile, sì, non so, un po' magari stile cartoon, è uno stile molto raffinato. Sì, esatto. Penso sia stato proprio quello ad avvicinare molti brand, proprio per la leggerezza e poi anche un po' la femminilità che riconoscono le persone in questo disegno. Magari non è la mia idea, però... poi viene fuori questo dai discorsi. Ok ragazzi, abbiamo un attimo tagliato, sono passate 2 ore e io sto cercando di fare un'operazione chirurgica perché sto ricostruendo delle sopracciglia che ci avevano abbandonato negli anni 80. Sì, purtroppo anni tragici per le sopracciglia. Quindi se mi vedete più sudata, dimagrita rispetto a prima, sono tutti liquidi che sto perdendo. Lei non ha le sopracciglia solo perché la sua inventrice ce l'ha un po' del cavolo e quindi ha detto: io non te le faccio le sopracciglia. No, sennò ti immagini se le devo ritoccare. Diventa difficilissimo gestire delle sopracciglia, già ci penso, cioè sulle mie Può bastare. Qual è delle tue collaborazioni quella che ti piace di più o della quale vai più fiera? Delle mie collaborazioni, quindi non prodotti tuoi. Sicuramente Lancôme mi ha fatto... per il profumo, giusto? La Vie Belle, mi hai fatto? Ho fatto tante cose con Lancôme. In realtà sono state più o eventi, okay, o collaborazioni proprio spot così su Instagram, ma quello che me lo lascia sempre... cioè che mi piace di Lancôme è oltre al prodotto o al disegno che ho realizzato, sì, per loro, eccetera, ma proprio... a livello umano sono persone... sono carine. Sì. Per me è stato bellissimo vedere comunque le tue scatole anche l'anno scorso con la Lind. Sì. Perché comunque eri ovunque. Cioè, lì eri andata proprio in giro, quindi è bellissimo. Quelle io infatti ce l'ho ancora lì, non le ho aperte. No. E dico, ma magari... cioccolatini vanno mangiati. Esatto, brava. Però non voglio, perché poi dico, sono quelle cose da collezione. Sì. Un po' come Harry Potter... una volta finito Harry Potter è solo Harry Potter qualsiasi cosa faccia. Sì. Tu come virgola, mm-hmm, ti senti rappresentato al 100% o vorresti essere anche qualcosa oltre virgola? Non mi sento rappresentata al 100% perché è ovvio, la mia sensibilità è più complessa come la sensibilità di chiunque naturalmente. Mi dà molto spazio la mia linea stationery perché lì per esempio, okay, disegno tanto fiori in outline, sì, sì, e quindi creo anche tutto quello che è lo sfondo. Allora lì mi diverto e provo a tirare fuori. Sì. C'è anche la parte del design, lo studio del prodotto, la costruzione, la scelta dei materiali. Quindi tutto questo mi rappresenta. Perché è un lavoro che faccio tutto da sola, quindi sicuramente... infatti questa era la domanda che mi avevano fatto, se tu facevi tutto da sola o se avevi un team di persone che ti aiutavano? No, ho delle persone che mi aiutano per le spedizioni. Ma non nelle idee creative? No. Per le spedizioni sì, certo. Vabbè, ovviamente. Non puoi metterti lì a fare anche i pacchetti. Questo sarebbe impossibile. Però per la parte creativa sono totalmente da sola. E voglio esserlo perché... voglio che la collezione rispecchi me, il mio gusto. Ma poi mi immagino una persona che prova a fare qualcosa per te e tu che arrivi lì, no, questo punto di bianco non è abbastanza puro, e no, questa linea qui così, no, e poi questo qui, come l'hai sfumato questo acquarello? Quindi cambieresti comunque tutto. Cioè, è comunque la tua idea. Sì, e penso di avere uno stile più o meno riconoscibile, anche come gusto. Molto. Io intanto sto usando un nuovo prodottino per fare le sfumature, che per te che sei una summer. Sì. Summer Soft, ti ci rivedi? Nel senso che, cioè, adesso il tuo guardaroba è tutto dipende da quello o comunque... Non lo faccio apposta, però penso mi abbia influenzato. Sì, eh? Sì, il mio gusto personale è un po' diverso, a me piacciono i colori definiti inverno, okay, i viola, i porpora. È vero anche che poi tutta la mia linea è fatta sui colori summer, sì, quindi... forse mi piace circondarmi di ciò che mi fa stare bene, non lo so, però effettivamente i miei colori sono quelli poi. Perché io sono ad esempio una spring, sì, che però si veste da summer.
e una con ribelle. Cioè, sì, ogni volta che vedo un vestito, ma perché a me piacciono i toni pastello, i verdini, i rosini, e quindi anche se so che non dovrebbero essere quelli i toni che dovrei comprare, io sono attratta perché mi piacciono. Ma io credo tanto, che è vero, l'armocromia effettivamente ha un riscontro reale, però credo tanto anche nella personalità di una, del singolo. Sì, 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 sì. E alle sì, volte sì, i colori rispecchiano tanto la personalità, non solo l'estetica, quindi... Ah, ma poi diciamo, ci sono giornate nel quale ti puoi mettere il colore che ti sta meglio al mondo, ma se tipo non hai dormito, non sei stata bene... Sì, sì. Sei no, comunque... Non c'è colore che tenga. Io ad esempio d'estate rinasco, cioè appena prendo un po' di colore, il calore, cioè fuori c'è bel tempo, sono un'altra persona anche senza abbronzatura. Poi appena arriva l'inverno... divento grigia, cadavere. Sì. Tu sei un partita IVA, giusto? Sì. Com'è stato avere comunque un brand emergente, una partita IVA e un bambino piccolo tutto insieme? Ta-ta-ra-da! Ta-ta-ra-da! E viva la maternità! Vogliamo demotivare le giovani mamme? No. Però ne sei uscita. Sì, ne sei uscita assolutamente fuori. Allora, quando la gente dice la partita IVA è una condanna, io dico sempre non è vero, è una possibilità, cioè è il tuo momento. Io sono sempre stata contenta di aver avuto la partita IVA. Effettivamente il primo anno, io non avendo i genitori vicino, i genitori del mio compagno non c'erano, insomma, sì, con tante difficoltà ho lavorato meno. Però poi con Nico al nido, ed è andato al nido più o meno verso i 6 mesi, sì, io ho avuto modo, ho detto ok, 6 mesi va male, ma poi sì, dopo i 6 mesi io rinasco come persona. E non è che voi rinasco perché non c'è mio figlio, ma rinasco perché ho il tempo per riprendere in mano la mia vita. Quindi sì, 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 io sì, sono, sì, 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 è vero, sono stati dei momenti un pochino più difficili, però la cosa bella è stata ritrovare le mie persone lì. Cioè mi stavano aspettando e non me l'aspettavo io, perché quando non disegnavo ma più... Ma più o meno Nico è nato più o meno con virgola, un paio, no, 3 anni dopo? No. Nico è nato nel 2016, quindi un paio di anni dopo. Sì. Io per tanti mesi non ho fatto più niente, praticamente il profilo era quasi inattivo, non del tutto, e poi quando ho ricominciato vedevo che la gente mi stava... Torna. È stato bellissimo, immagino. Sì. Guarda giù, tu sei molto brava anche con l'acquarello. È la sì, tua tecnica preferita, sì, di colore, sì, vero? Sì. Io lo adoro, è bellissimo. Cioè, adesso che non sono brava con l'acquarello, però ogni volta che ti guardo e ogni volta che compro anche delle matite per crayon c'è scritto che sono acquarellabili, inizio a sognare, a pensare ai disegni che fai te, anche quando fai vedere gli errori, come eliminare gli errori. Difficile, però si può fare. Io per esempio sogno di fare un mio album di acquarelli, cioè insomma con la carta giusta, ma è impossibile trovare una carta adatta che abbia un costo più o meno contenuto, perché costano tantissimo e sono difficili da reperire, non c'è mai la carta giusta, la grana, è difficile. Ma invece, ti butto lì un'idea, magari ce l'hai già avuta, fare un bel libro da colorare per la gente? Sì, perché infatti, adesso vanno tanto e comunque sono quelle cose che ti rilassano. Sì. Allora, io svelo un segreto, nessuno se lo aspetta, ma io non amo colorare. Non ami colorare? Mi annoia quando devo colorare, io dico, va fatto, perché io amo proprio il disegno, la bozza, quindi però, i contorni, quindi sì, più che altro. Sì, però avevo fatto io per un periodo un album da colorare, non avevo fatto tantissime copie perché pensavo non sarebbe andata. No, sì, ma in realtà poco dopo c'è stato il lockdown e la gente colorava a casa, sì, quindi in realtà me l'hanno finito subito, perché effettivamente era un impegno nel quotidiano che le faceva stare bene, perché teneva queste persone occupate in qualcosa di più leggero. Ma io conosco un sacco di gente che lo fa anche perché comunque ti libera dallo stress, cioè il fatto di comunque poter dare sfogo all'immaginazione, scegliere i colori che vuoi, che spesso è una roba brutta quando magari c'è a fianco l'immagine di un colore tu dovevi copiarla. A me non piace, anche per i bambini. Trovo che sia brutto. Sì, è molto limitante, no? È vero, sì. Ma infatti quello che volevo fare io con gli acquarelli era esattamente questo. Avevo tanti prototipi ma non mi convincevano, era proprio... Ah, sì. Le tue comunque acquirenti sono super fidate, cioè io vedo proprio quando tu lanci un prodotto, loro conoscono tutto di te, sanno tutto di te, hanno già comprato tutti gli altri tuoi prodotti, quindi comunque c'è un pubblico, sì, che ti segue regolarmente, bello, sì, questo. È bellissimo, sì, infatti trovo, per esempio mi mandano le foto, hanno comprato l'agenda, mi fanno vedere tutte le agende messe in fila, quello è tutto quello che hanno, ogni tanto mi mandano messaggini e trovo veramente tutto il mio campionario. Che tu dici, neanch'io ne ho quasi tante a casa. Quello non ce l'ho provato. Non ce l'ho più perché non l'ho più finito. A te piace tanto comunque anche raccontare dell'arte? Non ti piace, sì, solo disegnare?
perché comunque saresti anche una perfetta guida, comunque racconti tante cose anche di Firenze, cosa sì. guardare, cosa non guardare, i musei, ti piace andare a spiegare. Ma io amo tutta quella parte, cioè io ne parlo molto meno di quello che vorrei perché ho paura di essere pesante, non vorrei okay. mai annoiare, la mia paura più grande è annoiare. Quindi evito, però, cioè magari ogni tanto qualche chicca se vado, è un po' come se chi mi guarda mi facesse compagnia. Però ecco, quello lì è proprio il mio mondo in realtà. Sì, eh? Sì, io studiavo. Ma tu hai scelto quello. Firenze proprio per via dell'arte o sì, è stata una cosa del sì. Ok. E il tuo compagno? È fiorentino. Ah! Fiorentino. Quindi tu l'hai cercato sulle pagine gialle. Hai detto, aspetta un attimo. Albero genealogico, vediamo chi è più fiorentino. No, lui è fiorentino, ma l'ho conosciuto in realtà in un ambito che non c'è. Lui era DJ e quindi ah, okay. serate. Uguale quindi come sì. cose. Avete no, interessi in comune zero. Però avete un figlio. Proprio un figlio. E tra l'altro proprio lui mi ricordava l'altra mattina che dicevo, sai, sono un po' tesa, devo andare da Grillo. Mi diceva, ma ti ricordi quando mi costringevi a guardare i programmi di Grillo? E lui magari avrebbe voluto giustamente anche guardare cose più di suo interesse. Io invece i primi no. anni di convivenza facevo vedere i tuoi video su Real Time. Sì, grandi. Sì, 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 sì. Sì. Ma ogni volta che mi incontrano mi dicono sempre, io ti ho conosciuto lì su Real Time. Cioè comunque nonostante io abbia fatto tantissimi video su YouTube, è rimasta questa cosa dei primi video su Real Time, soprattutto le ragazzine che magari mi seguivano all'epoca con le mamme. No, io ti ho conosciuto su YouTube e brava. Non compravo niente se tu non l'avevi recensito. Cioè, rullo di tamburi, anche quello iconico. Tamburi. Che lì ho dovuto smettere quando ho avuto Grace, perché comunque non riuscivo più a stare dietro a tutto. Poi nel momento, quando è nata Grace praticamente avevo fondato l'azienda di make up da 3 mesi e non ce la facevo più. No. Quindi mi sono resa, all'inizio mi sentivo in colpa e ho detto tornerò e poi non ce l'ho fatta. Ma comunque perché se vuoi fare bene le cose e ne hai troppe devi sì, comunque sì. scegliere cosa fare, non puoi fare tutto perché sennò va a finire che le avrei fatti male. E questo è vero, però come è successo a me, anche a te noi siamo rimaste e siamo rimaste con te, anche se non fai quello, però comunque fai cose che rispecchiano tutto quello che hai fatto in precedenza. Sì, cioè non sì, hai sì, preso, sì. Non fai automobili comunque. No, no, quello no. Anche se avrei dovuto, dato che è stata la mia maledizione quando ero piccola, perché io ti giuro ho sofferto tantissimo nel fatto che comunque sono nata prima dell'auto. Però l'auto è uscita quando io ero una ragazzina di tipo 10 anni, 9 anni e la gente mi prendeva in giro con questa cosa dell'auto che si chiamava come me. Quindi dovrei fare qualcosa, perché adesso se dici Clio non per forza pensi alla macchina, anzi tante persone pensano prima a me. È vero, yeah! È vero, finalmente hai avuto la tua rivincita. Non, cioè, non ci avrei mai pensato, cioè, se mi avessero detto che prima o poi la gente avrebbe pensato prima a me che alla macchina. Non ci avrei mai creduto. Io è stata una gran macchina per un decennio, tipo. Cioè, io l'avrei voluta, mia mamma. Anch'io l'avrei voluta. Cioè, pensa, una Clio sulla Clio. Cioè, era il top, la Clio sulla Clio. E perché virgola? Cioè, mio papà mi chiamava virgola quando ero bambina. Ah, era il tuo soprannome? Sì. Quindi io mi ero registrata su Instagram come virgola. Cioè, è stato il personaggio a prendersi il mio nome. Non ho aiutato io questo nome. No. Pensa a te. Cosa consiglieresti a delle persone se volessero iniziare a far conoscere il proprio brand come disegnatrici per comunque riuscire anche a guadagnare col proprio lavoro, perché quella è la cosa più difficile. Io penso che oggi le persone possano essere un filo più avvantaggiate dai social di quanto non lo sia stata io all'inizio, perché appunto fine 2013 non si usavano così tanto, non c'era così tanta gente su e non c'era questa cosa di ti mando un mio prodotto anche, che ne so, se ti fa piacere lo ricevi, quindi non c'era questo. Oggi c'è molto di più, quindi da una parte sicuramente hanno questo vantaggio, che non è poco, in generale di mantenere sempre la propria personalità, di non pensare cosa potrebbe piacere, ma di avere il proprio stile, che è la cosa più difficile, però quando il tuo stile è riconoscibile già sei un passo avanti, sì, quindi la personalità è la cosa più importante. E poi ovviamente non svendersi mai, perché io vedo tante persone che pur di esserci ci sono a 0 euro e questo non solo rovina una parte di mercato, ma dall'altra parte tu dici alle persone io valgo 0 euro, che brutto. È brutto. E quindi sì, di riuscire sempre a bilanciare la voglia giustamente di farsi conoscere, ma dall'altra parte anche di dare valore al sì, proprio prodotto. Assolutamente sì, giusto. Ecco, questa è una cosa che mi spaventa tanto, mettere prodotti cremosi così sul viso, perché ho paura di fare la macchia. Ah, ma la cosa quando li metti è picchiettarli sopra e poi vedi, sono stata molto leggera, quindi non un pennello con le setole troppo fitte. Rullo di tamburi. Ah, ma non ti vedi? No.
Bella, allora te lo alzi tu e ti wow. Wow. Virginia è pronta, virgola, è pronta per andare a fare un aperitivo milanese stasera. Sì, ma questo è proprio da evento. Ah. Ma io non mi strucco stasera, po'. Ma va, no, ma dai, io spero che ti piaccia, perché sì, come ti ho detto, il focus non è il trucco, è raccontare veramente qualcosa che possa ispirare la community e dare delle idee creative e altro, quindi spero che sia passato questo messaggio. Insomma, sono contenta di aver presentato un personaggio così diverso da quelli che abbiamo sempre visto sul mio canale. Comunque non avevo mai avuto un artista come virgola. Se non la conoscete, dovete guardare assolutamente il suo canale Instagram, da lì vi porterà ad altri, in altri mondi, dove fa queste bellissime creazioni. Queste sono solo due delle tante 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 creazioni. Comunque, grazie. Ogni mese vedete lì sul mio Instagram, comunque di solito il calendario, perché è sempre lì in cucina vicino al mio tè, al mio cacao, quindi ogni volta che ci passo davanti la vedete sempre. Grazie per essere stata qui con me, vi mandiamo un bacione, ciao, spero vi sia piaciuto il video, grazie.